Amici di Rai Sport, ben trovati da Luca Di Bella e da Claudio Latori che cura la parte tecnica. Questo è il meeting Sport e Solidarietà di Lignano. Questa è la 26esima edizione, per la precisione, di un meeting che ha già nel nome stesso il senso del suo essere, un meeting di grande sport ma anche di grande solidarietà. Si entra praticamente gratis, però facendo un'offerta libera che viene devoluta in beneficenza a sostegno di organizzazioni per disabili con progetti sociali, in particolare la comunità del Melograno Ollus, che ha realizzato di recente una casa famiglia per persone disabili. La nostra sintesi parte con la gara dei 400 metri piani, pista, vedete, rinnovata, pista della stessa marca e materiale, pista della Mondo, che sarà anche ai campionati mondiali di Pechino. E ai campionati mondiali di Pechino ci sarà anche l'azzurro Matteo Galvan, che qui è in corsia 3, accanto a lui Francesco Cappellini in corsia 2, in corsia 1 più interno Sheikh Minugu. Invece esterni ci sono in corsia 4 Rashid McDonald, giamaicano, in corsia 5 Matthew Mitchell e corsia 6 Ciro Riccardo. Vediamo l'andamento di questa gara sul giro di pista. Matteo Galvan reduce da un ottimo risultato sotto i 46 secondi a La Chaux-de-Fonds in Svizzera, 45-95 per un Galvan che un paio di anni fa fu capace di scendere e di fissare il proprio personal best a 45-35, e all'epoca si andava in caccia del 45-19 primato italiano di Andrea Barberi. Questa è un'altra buona prestazione per Matteo Galvan, che però deve cedere in particolare al giamaicano Rashid McDonald, che in questo rettilineo finale, nonostante una buona rimonta da parte dell'atleta delle Fiamme Gialle, con il petrolio 54 Rashid McDonald che fa chiudere con 45-61 davanti a Matthew Mitchell, 45-82. Matteo Galvan si ferma a 46-15, replay sullo sprint finale, gli ultimi 100 metri di questo 400 metri, che ha visto in quarta posizione Francesco Cappellin, quinto Ciro Riccardi e ultimo posto per Sheikh Ahmed Minugu, atleta del Burkina Faso. Questo è il risultato dei 400 metri, tra poco andremo a presentarvi in sintesi quanto successo invece nella gara degli 800 metri donne. Intanto ricordiamo che il meeting di Lignano quest'anno è tra i migliori 4 in Italia, dopo rinnova la sua valenza sportiva di alto livello. Dicevamo della valenza sociale e solidale, sono stati circa 50.000 euro donati nel corso delle 25 edizioni sin qui svolte. Questa è la 26esima, dicevamo, che sono state poi devolute in beneficenza. E poi è un meeting che regala naturalmente alla città di Lignano un'immagine turistica di alto livello legata a personaggi sportivi molto molto conosciuti, come la nazionale giamaicana, che qui viene sempre in stage praticamamente dal 2006, si ferma per oltre 2 mesi per preparare la parte estiva della stagione. E ci sono state decine di campioni mondiali olimpici in pista a questo meeting nelle sue 26 edizioni, 22 a Lignano, le prime 4 si sono disputate invece a Udine. Gara degli 800, dicevamo, è già partita, c'è l'ucraina Tamara Tverdostup che sta facendo il ritmo, sta facendo da lepre, poi si terrà da parte. Tra i nomi di spicco in questa gara c'è quello dell'etiope Fantou Makhiso, che ha un personal best di rilievo, 1:57:48. La Tverdostup che ancora a tirare. Qui ha il pettorale numero 5, la più alta del lotto delle partecipanti, sulla sinistra con questa sgargiante canotta fluo. Sta correndo un po' all'esterno Fantou Makhiso, invece in prima posizione al momento c'è Shannon Leinert, statunitense, dietro pettorale numero 3 per Selma Kayan. Il gruppo è ancora abbastanza compatto, ora esce fuori con il pettorale numero 6 Brittany McGowan,
parte Fantumachisu, prova lei ad allungare prima ancora dei 600 metri, forte di un personal best nettamente migliore rispetto a quello delle altre. C'è anche Erika Franzolini nel gruppo. Fantumachisu si imballa pesantemente all'ingresso quasi del rettilineo finale, e allora più birra Brittany McGowan, australiana classe 1991, che se la vede con Selma Kayan, l'australiana, anche lei connazionale, per questo quasi spalla a spalla finale. Stringe i denti Brittany McGowan, che alla fine riesce a mettere lo sterno avanti, 2 minuti 03 e 03, dunque fa 9 centesimi meglio della connazionale Selma Kayan, che chiude in seconda posizione. Sara Sui è terza, marocchina, 2.03 e 86. Fantumachisu alla fine chiude in 2.04 e 71, lotta affaticata. Erika Franzolini invece sarà quinta con 2 minuti 05 e 32. Derby australiano, e con il pettorale numero 6 vedete Brittany McGowan che si è portata a casa questa prima posizione. Andiamo a vedere qualcosa della gara del lancio del disco. Questo è Nazareno Di Marco, chiuso in seconda posizione, atleta delle Fiamme Oro Padova, ha lanciato 57 e 43. Questa è intanto la premiazione della gara dei 400 metri piani, con il vice sindaco Lignano che va a premiare Rashid McDonald, Manchio Mitchell e Matteo Galvani. Abbiamo visto per un istante dunque il lancio di Nazareno Di Marco, dicevo 57-43, chiuderà in seconda posizione nella gara vinta da Hannes Kirchler. Vedremo tra poco il lancio dell'atleta dei Carabinieri. Prima la gara degli 800 metri uomini. Due italiani, Giovanni Bellino e Lucas Riffeser. Con gli 800, con il record di traffic. E questa è la partenza molto veloce da parte di Andreas Dimitrakis, che è il greco classe 1990, che ha il compito di portare la gara su buoni ritmi. Effettivamente si andrà su buoni ritmi a giudicare da quelli che saranno l'elenco di season best e personal best in questa gara. Il record del meeting è stato stabilito 10 anni fa da Robinson Cadavis, statunitense, in 1.44 e 25. Passaggio centrato dal greco Dimitrakis in 55, e adesso si fa da parte la lepre per lasciare spazio ai protagonisti di questo secondo giro di pista, dove si deciderà il podio. Intanto con il pettorale numero 6 c'è Edwin Kemboi, classe 1986, in questo momento però viene superato di getto da Jeffrey Raisley, australiano, stessa nazionalità di Brittany McGowan, che aveva vinto il doppio giro di pista nella gara femminile. Attenzione all'atleta Ali Alderan, che prova a uscire all'esterno e a infilare anche Joseph Repsik, che cerca di resistere. Bel finale questo con Jeffrey Risley, che chiude con un ottimo 1 minuto 44 e 99, dunque si va sotto l'1.45. Dicevamo, questa è la season best per Jeffrey Risley, ma ci sono anche molti risultati di buon livello. Joseph Repsik chiude in 1.45.40, l'arabo Alderan fa 1.45.57 personal best, così come personal best per il francese Samir Damani, 1.45.62, e poi ancora personal best per David Palacio, 1.47.32. Gara di buon livello. Avevo preannunciato il lancio di Hannes Kirchler, che è andato a vincere chiudendo la gara con la misura di 60.01, fatta al quarto turno di lanci. E questa è la
combinazione per Brittany McGowan. Sam McKayan e Sara Sui sono le tre atlete che hanno, si sono aggiudicate gli 800. E qui simpaticamente c'è Nesta Carter che si presta a partecipare a questa corsa dei 100 metri Special Olympics. Nesta Carter, giamaicano, primatista mondiale e campione olimpico con la 4%. Pronti. Eccoli là, gli applausi. Anche lui in corsa, come vedremo più avanti, ci sarà anche la presenza di Shalyan Fraser tra poco. Giamaicani sempre simpaticamente attivi. Chiude terzo Nesta Carter nella gara vinta da Igor Paunovic della Schulz di Medea. Con Nesta Carter che vi accompagna, lui che sarà protagonista. E si complimenta con il vincitore, il velocista sprinter giamaicano, compagno di staffetta di Usain Bolt. Eccola lì Shalyan Fraser. Qui c'è Nesta Carter che, svestiti i panni dell'atleta, adesso farà da starter per questa gara dei 50 metri Special Olympics, dove prende parte anche Shalyan Fraser Price, reduce da pochi giorni dal buon risultato con vittoria sui 100 metri alla Meeting Diamond League di Parigi. Shalyan Fraser Price che quest'anno si sta concentrando, è tornata a concentrarsi sui 100 metri, recentemente ha dichiarato di voler recuperare alcune cose che nell'essersi cimentata nelle ultime stagioni sulle due distanze, 100 e 200, aveva perso qualcosina, soprattutto in termini di spinta. Il suo allenatore ha detto di spinta sui blocchi, di sensazioni in partenza, ha detto se riesco a recuperare queste sensazioni è possibile, probabile che tornerò a fare 100 e 200 per l'Olimpiade a Rio, mentre per i mondiali ci sarà sicuramente soltanto per i 100 metri, eventualmente anche in staffetta. Qui siamo nel lungo con la prestazione di Tyrone Smith, atleta delle Bermuda, che chiude davanti con 7 metri e 88. E qui ancora una gara per atleti con disabilità, Giusy Versace, abbiamo visto precedentemente Martina Caironi, che proprio pochi giorni prima di questa gara, questa invece è Alessia Donizetti, pochi giorni prima di questa gara nel meeting di casa, il meeting di Nembro, lei che è proprio nata ad Alzano Lombardo, pochissimi metri dalla cittadina di Nembro, ha ottenuto il record mondiale con 15.05, o meglio lo ha ritoccato essendo lei già primatista mondiale in carica. Vedremo cosa saprà fare quest'oggi. Sono atlete con disabilità differenti queste, non tutte riescono a partire dai blocchi, come vedete ad esempio Alina Simeon parte in piedi. Buona la partenza di Martina Caironi. Adesso Giusy Versace, nel momento in cui sta per passare avrà un problema con una delle protesi che sta per staccarsi e la costringe sostanzialmente a mollare nel finale, vedete la protesi destra. Poi ci raccontava il il patrone della manifestazione, Giorgio Danisi, che sostanzialmente con il calore si è creata la protesi è scivolata via, insomma non era ben fissata. Comunque nessun problema per Giusy Versace. Martina Caironi questa gara l'ha chiusa con il crono di 15.29 davanti proprio alla Versace, 15.38, Alessia Donizetti 15.85 e Alina Alexandra Simeon 16.98. Ancora la gara del salto in lungo, il salto di Emanuele Catania che ha chiuso con 7.58 in seconda posizione, 7.58 ottenuto al secondo turno di salti. Questo è intanto il quartetto di paralimpiche che viene festeggiato dal pubblico.
E adesso siamo alla gara dei 100 metri donne. Attenzione in particolare a Ellen Thompson, perché qui andiamo a stabilire un grande risultato. E trova il numero 85 per la giamaicana Ellen Thompson, che va a chiudere questa gara con un sensazionale 11 e 11, eguagliando il primato del meeting nonostante un metro e due di vento contrario. Ha eguagliato, e lo sta dicendo in questo momento lo speaker della manifestazione, niente meno che Shelly-Ann Fraser. Eccolo qui, fotoricordo davanti al record. Dunque molto brava Ellen Thompson, è stata prima tra gli giamaicani sui 200 metri in 22,55, lì in quella circostanza 2 metri e mezzo di vento contrario. Abbiamo visto ancora un salto dalla pedana dell'alto Erika Furlani, poi ancora, anzi prima chiedo scusa, abbiamo visto Giulia Duplessis 1,75, poi un salto ancora di Emanuele Catania, la sua seconda misura, e andiamo alla prima serie dei 100 metri. Prima serie dei 100 metri con in corsia 2 Fabio Cerutti, in corsia 3 Julian Forte, che è un personal best da 10.03, in corsia 4 Caliton Vaughn, che quest'anno ha fatto 9.93, in corsia 5 Anaso Jobotvana, corsia 6 Alessandro Jurig. Partenza valida, subito molto bene con il 77 Caliton Vaughn, ma esce Forte come da cognome. Julian Forte, che chiude in 10 e 18 con vento contrario di 0.9. Dunque 10 e 18 Julian Forte, 10 e 22 Naso Jobotvana, 10 e 27 Caliton Vaughn, lo statunitense. Poi primo azzurro Fabio Cerutti, 10 e 52 davanti ad Alessandro Juric, che chiude con 10 e 93, questo è il tempo stabilito da Julian Forte. Abbiamo visto anche il vento sfavorevole, 0.9 di vento contrario. Nesta Carter, ancora fotoricordo con il vincitore della gara dei 100 metri Special Olympics, Igor Paunovic, foto con tutto il gruppo, e siamo sul pettorale numero 76, quello di Tikendo Tracy, giamaicano, come Andrew Fisher, corsia 2 e corsia 3 rispettivamente. Poi in corsia 4 c'è Charles Kimmons, in corsia 5 Eki Takase, in corsia 6 Delmas Obu, atleta italiano delle Fiamme Gialle, classe 1991, che da quest'anno, da pochi mesi, si allena a Parigi assieme a Michael Toomey. E vedremo se questa fase di allenamento a Parigi, questo cambio d'aria, farà bene ai nostri velocisti, come ci auguriamo. Questa è la seconda serie dei 100 metri, nella prima ricordo il 10-18 di Julian Forte. Pettorale 69 per Andrew Fisher, che si aggiudica la gara con il crono di 10-21 davanti a Trey Kimmons, 10-28, poi ancora Giamaica con Tikendo Tracy, 10-43, 10-55 per Eki Takase e 10-58 per Delmas Obu. Ancora premiazioni per l'ambito Special Olympics con Shelly-Ann Fraser e foto ricordo per la campionessa della velocità, che si presta sempre, Erika Furlani, per le Fiamme Oro Padova,
atleta che cadisce, che tradisce nella carnagione anche le proprie discendenze in parte da parte materna senegalesi. Erika Furlani che vince la gara con 1,80 m davanti a Julia Duplessis, sudafricana, 1,75 m l'abbiamo vista precedentemente. Qui siamo a una gara speciale, quella dei 400 metri ostacoli, speciale perché assegna anche il secondo trofeo Ottavio Missoni, il solo fondatore della casa di moda, scomparso 2 anni fa, ma anche grande atleta azzurro, ha vinto 7 titoli italiani tra 400 e 400 ostacoli, soprattutto 400 ostacoli, ma anche 400 e 4x4, e è stato anche partecipato alle Olimpiadi nel 1948. Qui ci sono Giacomo Palizza in prima corsia, poi Yasmani, Capellesco, Bar, corsia 2, corsia 3, Joshua Anderson, corsia 4, Omar Cisneros, corsia 5, Mario Lambrughi, corsia 6, Davide Piccolo. E in questo momento c'è davanti con il pettorale 34 Omar Cisneros, che deve resistere alla rimonta di Joshua Anderson. In questo momento sono appaiati con il 35, invece è il turco Yasmani Copellesco Bar che è in terza posizione. Ne ha di più Joshua Anderson, per questo finale riesce a chiudere con il crono di 49 e 14, prima posizione davanti a Omar Cisneros che chiude con 49 e 60, e Yasmani Copellesco Bar 49 e 73 per Davide Piccolo, l'atleta italiano in corsia 6. Arriva anche il personal best con 51 e 22. A questa gara era abbinata la lotteria benefica con il ricavato interamente in beneficenza. Siamo alla finale dei 100 metri donne con tutte italiane, e in particolare pettorale 93 per Giulia Tessero in corsia 4, che è più veloce di tutte, chiude in 13 e 48, vento abbastanza significativo, 1,03 m di vento contrario. Giulia Tessaro, Fiamma Euro Padova, vince davanti a Sara Balducelli, Bracco Atletica, che chiude in 13,78, poi Maria Elena Gioia 13,89, Martina Millo 14,45, Roberta Albertoni 14,93. Sintesi che ci porta un pochino più avanti verso la gara dei 1500 metri donne. 1500 metri donne, dove sarà interessante anche seguire la prova dell'azzurra Margherita Magnani. Sono in 12 le atlete iscritte, anche se colei che in questo momento è davanti a tutte, Tamara Tverdostup, abbiamo visto anche precedentemente fare l'andatura nella gara degli 800, e ha il compito di partire e portare la gara su certi ritmi. Dietro di lei con pettorale numero 32 c'è Kerry Gallagher, statunitense, pronta a raccogliere il testimone virtuale. Intanto premiazione anche per i 100 metri paralimpici e premiazione anche per il lancio del disco. Premiare le paralimpiche era stato il sindaco di Lignano, Luca Fanotto. Adesso ci sono alcuni sponsor assieme, abbiamo visto a Giuseppe Versace e a Martina Caironi. Intanto la gara dei 1500 metri donne si sta portando su buoni livelli verso il finale. Qui il record della manifestazione è stabilito nel 2012 di la statunitense Gabrielle Anderson, 4,04 e 84, e qui abbiamo un'altra statunitense tra le protagoniste, Kerry Gallagher 32, accanto a lei Alexa Efremson, l'altra statunitense ha provato a superarla, ma c'è stata la bella reazione da parte di Kerry Gallagher che non molla, stringe i denti, e nel finale esce anche Viola Certo-Lagat. E attenzione al crono perché arriva un 4:03 e 56, che è il nuovo record del meeting. Dunque gara su ottimi livelli, vinta da Kerry Gallagher, fotoricordo anche per lei, davanti a Viola Lagat
Alexa Efraimsson, 4.04 per l'Agat Personal Best, 4.05 per Alexa Efraimsson. Non l'abbiamo vista Margherita Magnani, una gara abbastanza sottotono per l'Azzurra, che chiuderà ultima in 4.16.03. Siamo passati intanto al 1500 metri maschile. Qui anche abbiamo Andreas Dimitrakis insieme a Saba Matko a fare l'andatura, a portare la gara su buoni livelli. Qui c'è tra gli iscritti anche un medagliato olimpico, Nick Willis, neozelandese, è stato argento ai giochi di Pechino nel 2008. E intanto c'è la premiazione dei 400 ostacoli con Ottavio Missioni Junior e Elisabetta Missoni per la gara del secondo trofeo, a cui era abbinata, diciamo, precedentemente la lotteria benefica a favore dell'associazione per disabili Unità del Melograno. Nick Willis, dicevamo, vice campione olimpico a Pechino, qui prima posizione per lui quando ai 1000 metri il passaggio è stato di 2 minuti 30 e 3. Il record del meeting qui è stato stabilito nel 2011 dall'etiope Enoka Lekesse, 3 minuti 36 e 45. Dietro Nico Willis c'è proprio un etiope, Gutema Bekele, che proverà a strappargli la vittoria. In questo momento però è in terza posizione, perché tra di loro c'è anche un altro neozelandese, Julian Matthews. Dunque assistiamo a questo finale in cui gli atleti sono tutti abbastanza vicini. Nick Willis ha esperienza per non farsi infilare all'interno, tiene bene fino in fondo, mentre l'etiope Gutema Bekele spinge, andrà a prendersi il secondo posto dietro a Nick Willis, che chiude con 3.39 e 31. Ed è il miglior risultato stagionale per lui, e così come miglior risultato stagionale per Gutema Bekele, 3.39.91 davanti a Julian Matthews, 3.40.05 per l'atleta neozelandese. Per l'Italia Marco Pettenazzo, 3.40.99, settima posizione, e poi François Marzetta, 3.46.82, decimo. E siamo alla ultima gara di questa nostra sintesi, la gara dei 3000 metri, con Matthew Kiptanui a far l'andatura. Mentre intanto proseguono le premiazioni, con la premiazione dei 1500 metri donne, premiazione effettuata da Vernanzio Ortis, campione europeo dei 5.000 argento sui 10.000 a Praga nel 1978, con quello che all'epoca fu il sesto tempo mondiale. Intanto continua la gara dei 3.000 con sempre davanti Matthew Kiptanui, dietro c'è Collis Birmingham con il pettorale numero 43. Qui siamo un pezzetto avanti con i due, Collis Birmingham e Derek Jenkins, che si sono lasciati alle spalle Matthew Kiptanui, ed ora è il momento del sorpasso da parte di Derek Jenkins, che alla campana dell'ultimo giro è davanti a tutti. Ma Collis Birmingham sembra ancora tenere, adesso però no, dopo 50 metri il divario si fa più netto. E c'è lo sprint per Eric Jenkins, che va in caccia di quello che sarà anche il suo primato personale. Qui non lontani neanche dal record del meeting, che è di 7 minuti e 40, stabilito da Adam Gaucher nel 2005, ormai 10 anni fa. Eric Jenkins viaggerà più o meno su quei ritmi. Comunque a conferma di un buon feeling anche con i risultati, per questo che è un meeting di solidarietà e anche di
di sport, si chiama Sport e Solidarietà, ripeto, ma ci sono stati tanti bei risultati. Questo è un 7:41:79 personal best per Eric Jenkins in un meeting dove alla fine sono stati battuti 10 primati personali, 14 primati stagionali, 2 primati del meeting sui 1500 metri donne e sui 100 metri donne c'è stato quello eguagliato, e 4 prestazioni che consentono agli atleti di partecipare ai mondiali di Pechino in agosto, le prime 2 atleti del 1500, i primi 2 atleti degli 800. Questo è il podio con il quale vi salutiamo, grazie a Claudio Latori per il contributo alla parte tecnica, a voi tutti buon proseguimento.